Tolto il solito Dragon Ball, almeno la metà delle persone di sesso maschile che stanno vedendo questo video e che sono stati cullati dai gloriosi anni 90 si ricorda di Hokuto no Ken, dei Cavalieri dello Zodiaco e dei robottoni di Go Nagai. Eppure c'è un altro manga che andava fortissimo a quei tempi e che non veniva citato di continuo solo per un motivo: sì e no, tre persone al mondo possiedono la flessibilità necessaria a riprodurre le pose dei suoi protagonisti. Parliamo ovviamente delle bizzarre avventure di JoJo. Con un anime fenomenale spuntato l'anno scorso e importanti collaborazioni modaiole del suo creatore, il marchio sembra essere andato incontro a una seconda giovinezza, il cui culmine è stato un videogioco uscito qualche mese fa in Giappone, JoJo All-Star Battle. Affidato al pluriosanato team CyberConnect 2, questo titolo sembrava poter essere il sogno di ogni appassionato di manga e botte virtuali. Tuttavia la Software House, forse anche a causa dell'inesperienza con questo tipo di fighting game, ha fatto qualche passo falso al lancio, rilasciando un prodotto con gravi problemi di bilanciamento, risolti solo dopo alcune patch. La partenza incerta ha fatto girare molte voci su JoJo All Stars, che lo marchiavano come un picchiaduro inferiore alle aspettative e obbligatorio solo per i fan sfegatati di Araki. Beh, adesso è arrivato in Europa, completamente patchato, e noi siamo qui per dirvi che la verità è esattamente opposta. Qualche nozione sulla storia di JoJo. Parliamo di un battle manga composto da 8 capitoli, ognuno con un protagonista diverso e dozzine di antagonisti fuori di testa. Partendo dalle due serie iniziali, dove gli avversari erano un malvagissimo vampiro di nome Dio Brando e i misteriosi uomini del pilastro, si è arrivati agli Stand, emanazioni spirituali dai poteri più disparati, su cui l'immaginazione di Araki ha trovato terreno fertilissimo. Con una base del genere, un roster di combattenti variegato, era una pratica certezza, ma mai avremmo pensato a una tale fedeltà al manga. I CyberConnect non solo hanno riportato con cura maniacale nel loro titolo buona parte dei personaggi principali dell'opera di Araki, ma sono riusciti a cucire attorno ad ognuno degli stili di combattimento unici. Come detto sopra, ci sono volute un po' di patch per bilanciare tutto, ma il risultato è superlativo. Ogni combattente usa uno stile dedicato. Gli esperti di onda concentrica, ad esempio, sono guerrieri classici, che possono usare mosse potenziate con l'immancabile barra della super, qui chiamata Heart Hit Gauge, e caricarla a volontà. I vampiri vengono subito dopo, ma già iniziano ad avere forme speciali che poco o nulla hanno a che spartire con i compagni. Poi si passa agli Stand ed è il delirio. Il gioco sfrutta infatti un sistema misto tra quello degli Street Fighter e il Chain Combo System dei Marvel vs Capcom o dei picchiaduro Arc, dunque non è difficile eseguire serie di colpi e collegarci mosse speciali. Quando però entra in scena lo Stand, le cose si complicano, poiché praticamente ogni guerriero dotato di quello stile può distaccarsi al volo dalla sua emanazione durante certe mosse e possiede due liste di colpi speciali a stand attivato e disattivato. Fate 2 più 2 e vi renderete conto di quanto bizzarri possono essere certi personaggi in battaglia. Aggiungete poi a cotante esplosiva follia la possibilità di interrompere la combo all'improvviso, consumando una carica della Heart Hit Gauge, una schivata istantanea in posa che sostituisce la parata perfetta, e una infinita serie di meccaniche speciali, e otterrete un gameplay solidissimo. Giusto per ribadire il concetto, pensate che i taunt sono addirittura collegabili alle combinazioni per far calare la barra dell'avversario, e la mobilità laterale molto elevata assicura una serie di manovre offensive realmente balorde con certi protagonisti. Tanta solidità va però a scontrarsi duramente con un paio di caratteristiche non proprio fantastiche del titolo CyberConnect. In primis c'è un problema di frame rate in questo gioco, visto che il motore è fisso sui 30 frame al secondo. La maggior parte degli utenti nemmeno lo noterà, ma gli esperti lo sentiranno, e come. Eseguire combo con il Chain System viene naturale, ma credeteci se vi diciamo che, specie se abituati a titoli nipponici più responsivi, dovrete rallentare forzatamente le vostre reazioni per far sì che il gioco legga con precisione gli input. Per carità, ci si abitua rapidamente alla cosa, ma sminuisce un po' la fluidità delle battaglie e non capiamo perché gli sviluppatori non siano riusciti a raggiungere i 60 fps. Altro problema riguarda l'originalità del combat system. Se il roster è eccezionale da questo punto di vista, lo stesso non si può dire delle basi, che sono una fusione di elementi già visti nei picchiaduro Capcom e Arc System. JoJo All-Star ha una grande personalità, ma deriva in primis dal carisma dei suoi personaggi e dall'ottima fusione delle meccaniche. Per il resto, emula più che reinventare o perfezionare. Si parla ad ogni modo di problematiche che non bastano a sminuire un lavoro sopraffino, specie se si considera che è il primo picchiaduro tecnico dei CyberConnect. I problemi veri ai noi iniziano a spuntare quando si analizzano i contenuti del gioco.
Il titolo infatti poteva sfruttare la sua licenza per offrire uno degli story mode più complessi e longevi mai visti in un picchiaduro, ma gli sviluppatori hanno scelto la via facile e deciso di narrare gli eventi dei vari capitoli alla vecchia maniera, con muri di testo prima di ogni battaglia e scontri con qualche bonus o malus legato all'avversario incontrato. Non crediate inoltre di poter incontrare tutti gli stand user delle varie saghe. I personaggi che vedete nel roster saranno gli unici a comparire nei vari capitoli, e nemmeno tutti in certi casi. Perlomeno la versione europea vanta una variante dell'arcade mode, che assegna un punteggio al giocatore dopo ogni battaglia e può essere affrontato a tutte le difficoltà. Più stuzzicante è senza dubbio il campaign mode, una modalità solo online che permette di ottenere taunt, colori e costumi aggiuntivi. Quest'ultima chicca ha fatto molto discutere al momento dell'uscita giapponese, perché conteneva un sistema ad energia con microtransazioni, ma dopo le proteste i CyberConnect hanno diminuito di molto il tempo di ricarica dell'energia tra un match e l'altro, permettendo di ottenere ogni costume e colorazione senza sforzo o spesa alcuna. Vorremmo potervi rassicurare anche sull'esperienza online, ma purtroppo, per ovvie ragioni, al momento testare la stabilità dei server e la latenza durante i match in rete ci risulta impossibile. Il netcode della versione nipponica è abbastanza altalenante, ma gli sviluppatori hanno promesso grossi miglioramenti in questo campo. Potete comunque capire perché abbiamo criticato la mole di contenuti del titolo CyberConnect 2. Al di fuori di modalità classiche e di uno story mode deboluccio, l'unica cosa discretamente interessante resta la modalità campagna. Uno spreco, vista la mole di materiale a disposizione. Nulla da eccepire dal punto di vista tecnico, invece. Il gioco è un'esplosione di colori che compone la scritta Fabulous dall'inizio alla fine. La fedeltà stilistica all'opera di Araki, inoltre, è incredibile, con animazioni perfette, pose plastiche e un look davvero vicino a quello del manga. Originale l'inserimento di pericoli all'interno delle ispiratissime arene, che costringono a mantenersi in movimento durante certi match e mutano le cutscene di determinate super. Da applausi anche il sonoro, con tanto di doppiatori professionisti per ogni personaggio, compresi quelli secondari nel menu del gioco. Un ultimo tocco di classe che i fan apprezzeranno. JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle è un picchiaduro di solidità invidiabile, con un roster diversificato in modo strabiliante, meccaniche ben implementate e tutto lo stile over the top e fascinoso del manga di Araki. Le sue uniche debolezze risiedono nella limitatezza dei contenuti, che si nota in particolare nella semplicistica modalità storia e nel blocco a 30 fps, che potrebbe infastidire i veterani del genere. Per il resto, se questo è il primo esperimento di CyberConnect con i fighting game tecnici, ben vengano i prossimi, consigliato. バカな。俺が時を止めた。そして脱出できた。スタープロチュー。ジョータロー。